La presenza sul territorio è fondamentale ed è una priorità per la Questura di Torino e per il commissariato di Dora Vanchiglia. Solo attraverso una presenza costante nelle piazze e nelle strade del nostro territorio abbiamo consentito il riconoscimento, sulla base di pochi dettagli, quali il racconto delle vittime ed immagini estrapolate, associando a pochi elementi l'identità di questa banda. I loro bersagli preferiti erano le donne che di prima mattina si recavano al lavoro. 5 le vittime accertate finora della banda di scippatori trentenni di origine marocchina che colpiva nei pressi di Porta Palazzo, poco lontano dalla loro abitazione, un appartamento che avevano occupato abusivamente in via Bologna al Civico 55. Il primo reato risale all'11 aprile, quando una donna che trasportava il suo bambino sulla schiena è stata scippata da uno dei componenti della banda che l'ha avvicinata in Piazza della Repubblica e le ha strappato la borsa senza che lei potesse difendersi, dovendo pensare all'incolumità del neonato. Alcuni giorni dopo un'altra donna è stata afferrata alle spalle e ferita mentre saliva in auto. Il malvivente ha simulato il furto del mezzo per distrarla, mentre un complice le sottraeva borsa e cellulare dal sedile. Da lì altri episodi di furti e scippi avvenuti con vari espedienti. Venivano cotte a tenaglia da parte dei rei e, presa la refurtiva, veniva portata all'interno del proprio alloggio per le relative attività. I 3 arrestati dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia sono sospettati di molte altre rapine messe a segno nella zona e gli investigatori sono anche sulle tracce di un quarto uomo.